i risultati dell'ottimizzazione dei parametri che andiamo a fare all'interno dei vari software, quindi di Multicharts e del Portfolio Trader. Vedremo anche questo durante la lezione in cui parleremo di ottimizzazione. Poi abbiamo il Power Language Editor, che vi permette di scrivere, importare, modificare, modellare, creare, inventatevi voi un termine, strategie di trading, quindi trading, i nostri trading system. Per poter applicare un trading system all'interno di Multicharts e all'interno del portfolio trader, quindi devo aver prima decodificato, oppure copiato da un libro, oppure essermi fatto sviluppare da un programmatore, in ogni caso, oppure aver acquistato un trading system codificato in Easy Language o Power Language. Ora dico Easy Language o Power Language perché, se vi ricordate, vi ho fatto cenno prima che Power Language, che è il linguaggio di Multicharts, deriva da Easy Language, quindi hanno una retrocompatibilità molto alta. Non è più al 100% perché nell'arco del tempo, specialmente negli ultimi anni, si sono un pochino differenziati. Con questo non voglio dire che i vecchi codici non sono più compatibili, al contrario, tutto il materiale che potreste trovare su internet legato a TradeStation prima del 2010, molto probabilmente, anzi, dico già io, al 99% è compatibile con Multicharts, perché il linguaggio era praticamente identico. Dopo, come vi dicevo, negli ultimi anni si sono differenziati e quindi alcune parti avanzate del linguaggio di TradeStation non sono compatibili in Multicharts e viceversa. Se il linguaggio però è stato scritto con parole chiave semplici, è ancora compatibile, ma ora non vi voglio complicare troppo la questione. In ogni caso, per poter applicare un trading system all'interno del portfolio trader e di Multicharts, oppure guardare un indicatore, questo trading system deve essere stato prima inserito all'interno del Power Language Editor. Manca un elemento. Questo è il cuore pulsante di Multicharts ed è il Quote Manager. Nel Quote Manager devono essere definiti, dichiarati, inseriti e collegati tutti i dati, anche perché è l'ultimo elemento che ci manca per poter applicare un trading system rispetto a quelli che abbiamo visto nei software che hanno preceduto il Quote Manager. Quindi, vi dicevo, il cuore pulsante, perché devo collegare all'interno del Quote Manager un sottostante, uno strumento finanziario, come può essere un'azione. Collego quell'azione al Quote Manager tramite il fornitore dati o il broker, se il broker coincide con il fornitore dati, all'interno del quote manager, dopo vediamo la procedura, e solo allora posso andare a caricare un grafico di quel sottostante tramite Multicharts oppure tramite il portfolio trader e inserire il trading system o l'indicatore che precedentemente è stato caricato nel Power Language Editor.